7 ottobre 1918. Nasce a Catanzaro Mimmo Rotella, artista celebre per i suoi strappi. Lasciata la Calabria, vive da Napoli a Parigi, da Kansas City a Roma. E nella capitale, una mattina del 1953, intuisce la sua nuova vocazione artistica. A ispirarlo sono le icone che animano la città, i manifesti pubblicitari. La pittura si mischia alle immagini strappate e nascono i décollage, i manifesti lacerati che lo rendono celebre. Indiscusso inventore di un nuovo linguaggio artistico, personaggio eccentrico, ispira il personaggio di un americano a Roma interpretato da Alberto Sordi. Muore a Milano l'8 gennaio del 2006. Di Mimmo Rotella possiamo dire un'infinità di cose, ma una lo caratterizza in tutta la vita ed è il comportamento. È un artista comportamentale in senso più generale. Nel Giappone esiste una conchiglia che ha il mio nome, che si chiama Rotella. Allora, secondo la mia idea, mi sono appropriato di questo barattolino e ho fatto il piccolo monumento a me stesso. Egli comincia negli anni 50 a presentarsi sulla scena romana con le poesie epistaltiche. Si presenta come poeta epistaltico e ricordo una sua presentazione alla Galleria Pogliani di Via Gregoriana, quando in questa manifestazione fece la scena della poesia muta, presentando vari poemi di questo tipo, fra cui uno molto conosciuto che si chiama Il canto del pesce muto, nel quale muoveva la bocca senza emettere suoni, facendo un'opera di carattere surrealista e tautologico allo stesso tempo. Arrivai a Roma negli anni 40, dopo la guerra, cominciai a studiare. In quel momento facevo una pittura neogeometrica, fino a quando sono andato negli Stati Uniti con una borsa di studio nominato artista in residenza all'Università di Kansas City. Al ritorno nel 52 ho avuto una crisi, pensavo che tutto era stato fatto in pittura, così smisi di dipingere. Nel 50, verso 53-54, avevo uno studio a Piazza del Popolo. Uscivo dallo studio e vedevo questi muri di Roma che erano tappezzati letteralmente di manifesti pubblicitari. Mi colpivano i manifesti lacerati con questa forza, con questi colori eclatanti. Scendevo la notte dal mio studio e laceravo questi manifesti. Li raccoglievo, ricordo che li mettevo sotto il letto. Una sera venne Emilio Villa a trovarmi, il famoso filologo e critico d'arte. Volle vedere queste carte colorate, strappate. Lui fu molto entusiasta, mi disse che avevo inventato un nuovo modo di, diciamo così, di espressione che andava al di là della pittura.